Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento riguardante il mix. Questa volta, grazie all'autorizzazione di Tony Renis, vi posso mostrare come normalmente lavoro sui mix di restauro dei brani classici. In special modo oggi ci occupiamo di Disco Quando, un brano uscito nel 1978, registrato a Milano, arrangiato da Vince Tempera, dove troviamo alla chitarra Massimo Luca, al basso Ares Tavolazzi, alla batteria Ella De Baldini e alle tastiere, quindi al Moog e ovviamente alla direzione d'orchestra, il maestro Vince Tempera. Per intenderci è la stessa identica formazione che poi ha anche registrato la sigla di Goldrake. Ma veniamo a noi, ho importato in un progetto di Studio One 4 le 24 piste che fanno parte della registrazione di questo classico. Ovviamente le piste non sono mixate, quindi mandando in play non avremo l'esatto mix che poi è stato pubblicato su disco. Disco Quando è stato un successo mondiale all'epoca e ultimamente viene riscoperto come anche altri classici di Tony Renis e riarrangiato per nuovi artisti. Per cui una volta importate le tracce, ho importato anche la versione originale presente sul disco, a cui affiderò un'uscita separata dal resto del mix. Questo perché i reference normalmente non dovrebbero entrare nello stesso canale del master che viene utilizzato per il mix, anche perché normalmente sul master applico dei plugin che non voglio influenzino il file di reference. In questo caso, andando nelle preferenze di Studio One, nell'audio setup, posso aggiungere un'uscita che equivalga alla stessa utilizzata per le Genelec, quindi le mie uscite a Esebu, e aggiungere un'ulteriore uscita, quindi aggiungiamo un bus stereo, che faccia sempre riferimento a questa uscita, per cui uscirà da Studio One senza passare dal master, ma andrà direttamente nelle casse. La chiameremo reference, applica, ok. Una volta che mi trovo nella traccia della song di riferimento, in questo caso Disco Quando Remastered, nelle uscite, invece di selezionare il master output, andrò direttamente nell'uscita reference. Mandiamo in play. E ascoltiamola. Il brano ovviamente è stato missato e anche rimasterizzato, per cui il volume è leggermente più alto rispetto a quello presente effettivamente nella registrazione. L'importante per noi adesso è tenerlo un po' più basso per non ucciderci nell'ascolto. Togliamo almeno 12 dB. Sentiamo da capo. In questo modo possiamo ovviamente ascoltare il mix originale facendo caso ai canali destra e sinistra Pampot, che ospitano le percussioni, il riverbero, le chitarre acustiche, mentre basso, batteria, rullante e voce si trovano al centro. Vi consiglio sempre di ascoltare i brani in cuffia e con delle ottime cuffie. Ancora. Notiamo anche che i cori si trovano al centro, questo perché il mix è stato creato molto monocompatibile per poter essere suonato in ambienti dove lo stereo è difficilmente riproducibile, quindi questo vale per un po' per tutti i brani di musica dance. Andiamo ad ascoltare le 24 piste in questo caso.
lasciando tutto aperto. Noteremo che le operazioni di gain staging, che vi ho già spiegato in altre lezioni, all'epoca venivano automaticamente fatte in fase di recording, per cui il mix o la somma totale di tutte le tracce non supera i più 6 di picco e il valore RMS rimane racchiuso tra meno 12 e meno 15. Ovviamente il mix non segue quello che è stato eseguito all'epoca. Notiamo anche il rumore di fondo del nastro che si sente all'inizio e ovviamente viene sommato all'interno della song durante il play, che sentite sotto. In cuffia è molto avvertibile, siamo sui 50 Hz circa. Come sempre ho adottato il mio sistema classico di mix workflow, per cui le chitarre acustiche finiscono in un bus che si chiama appunto chitarra acustica. Le chitarre elettriche seguono lo stesso principio. Il basso nel bus del basso, appunto, le voci nella voce, l'orchestra finisce in un bus suddiviso per fiati e archi. Il Moog viene assegnato ad un canale proprio, mentre la batteria, appunto, viene suddivisa in percussioni e batteria. L'unica accortezza, ho tagliato e quindi separato alcune tracce di claps che si trovano alla fine della song perché furono registrate nelle piste rimanenti dei fiati, perché all'epoca succedeva che 24 piste essendo il limite fisico di registrazione, le piste rimaste vuote, capitava che in alcuni momenti alcune piste non stessero suonando, come ad esempio alla fine del brano i fiati non suonano più, per cui veniva utilizzato questo spazio per aggiungere suoni aggiuntivi, in questo caso dei claps, che ho tagliato e separato per metterli su tracce separate. In questo modo è anche più semplice rimissare il brano. Come vediamo, le tracce erano anche molto più semplici, per cui rispetto ad oggi abbiamo una sola traccia di batteria, una sola traccia di cassa, una sola traccia di rullante, tracce stereo degli overhead per fare il pump-out della rullata sui tom, ad esempio, una traccia per le tabla, una per la conga, una traccia piatti mono e diverse tracce di claps che in questo caso sono importanti all'interno dell'arrangiamento. Stesso discorso accadeva anche per gli archi che venivano registrati mono su una singola traccia e poi ridoppiati su una seconda traccia soltanto in alcuni momenti per rafforzare alcune parti dell'arrangiamento. Stesso discorso seguivano i fiati. Le voci, appunto, abbiamo la voce solista su una traccia mono ed il coro anch'esso mono su un'altra traccia. Il basso ovviamente mono e le chitarre elettriche su tre tracce separate. Stesso discorso per le chitarre acustiche, per cui veniva dato più spazio ad alcuni strumenti rispetto addirittura ai cori. Questo perché nella fase di scrittura dell'arrangiamento e anche nell'organizzazione della console era necessario capire come sfruttare al massimo i 24 canali e quindi rendere più efficiente l'arrangiamento. In queste lezioni cercheremo quindi di ricopiare il mix iniziale cercando di pulire al massimo le tracce e quindi restituire una certa gioventù musicale al nostro brano. Potremo poi in seguito addirittura riutilizzare queste tracce per creare un nuovo mix da zero e quindi una nuova versione tratta appunto dai nastri originali. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!